La miccia che provocò l'esplosione fu l'assassinio a Sarajevo dell'erede al trono d'Austria-Ungheria, l'arciduca Francesco Ferdinando, e della moglie Sofia. Era il 28 giugno 1914. L'attentatore è un nazionalista serbo. Un mese dopo l'Austria dichiara guerra alla Serbia. Da quel momento, con uno spaventoso effetto domino, il meccanismo degli accordi internazionali portò ad una rapida generalizzazione del conflitto. La Germania si affianca all'Austria e dichiara guerra a Russia e Francia. Le sue truppe travolgono il Belgio e arrivano alle porte di Parigi, ma i francesi bloccano gli invasori sulla Marna. È l'inizio dell'estenuante e spaventosa guerra di posizione, fatta di trincee e reticolati, dove i soldati sono ammassati in condizioni inumane tra fango, malattie, freddo e fuoco nemico. È un crescendo inarrestabile. Entrano in guerra l'Inghilterra e le sue colonie, poi il Giappone e la Turchia. Nel 1915 è la volta dell'Italia. Seguono la Bulgaria, la Romania e nel 1917 gli Stati Uniti, la Grecia e la Cina. Quella che era partita come una guerra lampo era ormai un conflitto di cui non si vedeva la fine e che avrebbe provocato milioni di morti. L'Italia esitò a lungo prima di entrare in guerra. Diciamo che c'erano due fazioni, i neutralisti e gli interventisti, ma la maggioranza degli italiani era contro la guerra, soprattutto gli operai e i contadini. Ovviamente nessuno voleva andare in trincea, anche perché questo voleva dire togliere delle braccia alle fattorie, ai campi, togliere il sostentamento delle famiglie. Ma allora perché siamo entrati in guerra? Allo scoppio della guerra l'Italia rimase neutrale. Era alleata da oltre 30 anni con Austria e Germania nella cosiddetta Triplice Alleanza. Ma c'erano forti spinte a rovesciare questa alleanza e ad entrare in guerra accanto a Francia e Inghilterra. Perché? Perché i nazionalisti italiani ritenevano che solo combattendo contro l'Austria sarebbe stato possibile recuperare Trento e Trieste, completando così l'opera del Risorgimento. La corrente neutralista, capeggiata da Giolitti, mirava invece a ottenere buona parte di questi territori da Austria e Germania semplicemente in cambio della neutralità italiana. Gli interventisti ebbero la meglio, non solo per la loro capacità di mobilitare le piazze e infiammare l'opinione pubblica, ma perché l'allora presidente del Consiglio Salandra, d'accordo con il re, negoziò a Londra un accordo segreto con Francia, Inghilterra e Russia che prevedeva che l'Italia avrebbe ottenuto, in caso di vittoria, il Trentino, il Sud Tirolo, la Venezia Giulia, l'Istria e anche una parte della Dalmazia. Il patto venne presentato in Parlamento e i neutralisti vennero battuti. Il 24 maggio iniziarono le operazioni militari per una guerra che sembrava di breve durata. Nel 1916 si combatteva ormai in tutta Europa, lungo migliaia di chilometri di fronte. Mentre nella prima fase della guerra gli eserciti continuarono ad usare armi già conosciute, nella seconda parte entrarono in campo nuove armi, carri armati, cannoni, gas tossici, lanciafiamme, aerei da guerra usati per bombardare le trincee e ancora i terribili U-boot, i sommergibili usati dai tedeschi per affondare i mercantili inglesi e bloccare i rifornimenti che arrivavano ai paesi alleati dalla Gran Bretagna. Il 1917 fu l'anno più duro. Centinaia di migliaia di soldati erano morti e tanti tornavano a casa feriti. Nelle città e nelle campagne, donne, vecchi e ragazzi sostituivano operai e contadini nei campi e nelle industrie. I generi alimentari di prima necessità scarseggiavano tanto che si dovette ricorrere al razionamento, mentre nelle trincee i soldati erano disperati.
Nel 1917 si verificarono anche due eventi decisivi per le sorti della guerra: la resa della Russia e l'entrata in guerra degli Stati Uniti. Nel marzo del 1917 in Russia scoppiò una rivoluzione che abbatté l'ormai debole regime dello zar. Ciò determinò l'uscita della Russia dalla guerra. Con la pace di Brest-Litovsk, la Russia cedeva la Polonia e i paesi baltici alla Germania. Di conseguenza, gli austriaci spostarono le loro truppe dal fronte russo a quello italiano, determinando una gravissima crisi militare dell'Italia. Nell'aprile del 1917 entrarono in guerra anche gli Stati Uniti, a fianco della Triplice Intesa. Già da tempo gli Stati Uniti rifornivano di armi, munizioni e materie prime Inghilterra e Francia. Ma la decisione di entrare in guerra fu determinata dall'affondamento al largo della costa irlandese del transatlantico Lusitania, una nave civile inglese, in cui persero la vita, tra gli altri, 124 cittadini americani. Anche sul fronte italiano, che andava dal Passo dello Stelvio a Monfalcone, sul mare Adriatico, si combatté una guerra di trincea. Nel 1917 gli austriaci sferrarono una potente offensiva, sconfiggendo duramente gli italiani a Caporetto, in Friuli. L'esercito italiano si ritirò disordinatamente e gli austriaci fecero molti prigionieri. Il generale Cadorna perse infatti il controllo della situazione, ma il suo sostituto, il generale Armando Diaz, riorganizzò l'esercito e riuscì a fermare i nemici lungo il fiume Piave. Da tutti i fronti giungevano notizie di massacri e le popolazioni subivano privazioni e fame. Il malcontento cresceva ovunque. Nella primavera del 1918, la Germania, ormai stremata, lanciò un'ultima disperata offensiva, attaccando l'esercito anglo-francese per la seconda volta sul fiume Marna, dove gli alleati ebbero la meglio. Nel frattempo, anche l'esercito italiano ottenne una decisiva vittoria contro gli austriaci a Vittorio Veneto, proseguendo la sua avanzata verso Trento e Trieste. Il 4 novembre 1918 l'Austria firmò l'armistizio con l'Italia e l'11 novembre la Germania si arrese. Si chiudeva così la Prima Guerra Mondiale. La Grande Guerra fu un evento epocale perché per la prima volta nella storia dell'uomo un conflitto coinvolse ogni aspetto della vita dei paesi che vi parteciparono. In seguito alla sconfitta subita, sia l'imperatore tedesco che quello austriaco furono costretti ad abdicare e Germania ed Austria divennero repubbliche. Come potete ben immaginare, la Prima Guerra Mondiale ebbe enormi e terribili conseguenze, ma di questo parleremo nella prossima video lezione. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione e ciao ciao dalla vostra prof.